carabinieri hanno arrestato, la scorsa sera, in flagranza di reato, un 33enne, muratore, incensurato, residente a Strambino. L'uomo, cittadino straniero, non accettando l'interruzione, da pochi mesi, della relazione sentimentale con la vittima, ha iniziato a perseguitarla, al fine di provare a riallacciare i rapporti, ma la donna continuava a rifiutarlo. L'epilogo lo scorso pomeriggio. Il giovane ha deciso di arrampicarsi al primo piano dell'appartamento della donna, accedendo al suo interno dopo aver forzato la porta finestra. Dopo averla bloccata e sottratto il cellulare per impedirle di chiedere aiuto, le ha morso la guancia, restando sorpreso dalla pronta reazione della donna che, riuscendo a divincolarsi, è corsa in strada e ha chiamato i carabinieri. La Guardia di Finanza di Torino ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, in relazione a fatti di corruzione e di frode nelle forniture pubbliche accertati nell'ambito dell'operazione Molosso. Le indagini hanno preso il via dall'accertamento di un ammanco presso l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, per un valore di circa 300.000 euro, di un costoso prodotto farmaceutico, denominato Bonalive, causato dalla condotta truffaldina di un'incaricata di un'impresa torinese che si avvaleva della collaborazione di un pubblico dipendente infedele il quale falsificava documentazione amministrativa in cambio di generose tangenti. Nel corso dei servizi di controllo, i carabinieri della compagnia Mirafiori hanno chiuso per 5 giorni, in via Pollenzo, un ristorante etnico che stava svolgendo regolare servizio con 7 avventori seduti ai tavoli. Il titolare e i clienti sono stati sanzionati amministrativamente. In via Onorato Vigliani, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un 80enne che era intento a bucare con delle forbici gli pneumatici delle auto in sosta. In totale, prima di essere bloccato, l'uomo aveva danneggiato 8 veicoli. L'anziano, che non ha spiegato la motivazione del gesto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Questa notte, i poliziotti della squadra volante hanno individuato ed arrestato per furto aggravato in concorso un 34enne e un 31enne provenienti da Carmagnola, che, attorno all'1:45, si sono introdotti all'interno della pasticceria Fiume dell'omonimo corso, sito in precollina. Dopo essere riusciti a forzare la saracinesca di una finestra dell'esercizio, un complice è rimasto all'esterno con funzioni da palo, mentre l'altro si è occupato di prelevare alcune centinaia di euro dalla cassa ed uno smartphone utilizzato dalla proprietà per i pagamenti elettronici. Gli agenti hanno rintracciato a pochissima distanza dalla pasticceria gli autori del fatto e li hanno arrestati. Sono 58 le domande di nuclei familiari pervenute nel comune di Mappano per ricevere il buono spesa erogato dal Ministero per coloro che, a causa della pandemia dovuta al Covid-19 o di emergenze pregresse, si trovano in uno stato di difficoltà economica. Sarà dunque distribuita nella prossima settimana la prima tranche di buoni per 166 persone del territorio. Avendo ricevuto meno richieste della scorsa volta, l'amministrazione ha ritenuto di predisporre la riapertura del bando al fine di raggiungere anche coloro che non fossero riusciti a presentare la domanda. Come per il primo bando, tutte le informazioni e i documenti necessari all'iscrizione saranno reperibili sul sito del comune e presso gli uffici comunali dai primi di febbraio. Il problema della mensa in sicurezza alla primaria Gibellini Vallauri era stato discusso durante l'ultima seduta di consiglio. Discussione che era terminata con l'annuncio del sindaco Rostagno e dell'assessore Contacanova di un sopralluogo dell'ASL e con il suggerimento del consigliere di Rivarolo Sostenibile Marina Vittone di adottare l'utilizzo dei pannelli in plexiglass, unica soluzione possibile. Invece è stata un'altra la soluzione adottata in seguito al sopralluogo dell'ASL, e l'ha annunciata il sindaco Alberto Rostagno sulla pagina social della città di Rivarolo. 8 classi della scuola Gibellini Vallauri pranzeranno in aula. Il sindaco ha rimarcato che questa soluzione comporterà un aggravio di costi, che non ricadranno sulle famiglie, ma verranno riassorbiti dal bilancio comunale.